Ciao a tutti, sono Black Fantasy 2.0 e oggi ci chiama Standoff 2. E io avrei un'idea di giocare a Death a squadre, perché l'ultima volta abbiamo fatto, mi sembra, la modalità bomba, che sarebbe quella che devo disattivare la... Cioè, siamo due team, dobbiamo... un team deve disattivare la bomba e l'altro deve... Oh, cioè, un team deve disattivare la bomba se la piantano, l'altro team. Vabbè, è un altro tipo di modalità. Se volete potete andare a vedere nel mio canale dei miei vecchi video, che cioè ne avrei fatti tipo 13 video. Vabbè, questa qua sarebbe che io posso usare le mie armi che voglio io e dobbiamo arrivare a un certo numero. Adesso stiamo perdendo pure perché sono entrato in una partita già iniziata. Ok, vabbè, 3 contro 1 è un po' illegale, cioè. Vabbè, in questa modalità qua però non ci sono le granate. Questo mi dispiace perché ci starebbe tipo cercare l'avversario per non fargli vedere dopo chi lardi. Cioè ci starebbe, però non ci sono. Vabbè, sono abbastanza smirato. Questo qua mi ha ucciso col cecchino, vabbè. Io sono abbastanza smirato perché, cioè, non ci gioco da un bel po' di tempo a Standoff. Vabbè, adesso qua c'è un nemico, so, ok. Killalo, frate. Ah, che grande. L'ha ucciso. Vabbè. Ah, M4, ok. Pensavo tipo era Famas, qualcosa simile, perché sta sparando straveloce. Allora, qua ce n'è un altro. Ok. Headshot. Stiamo recuperando, mi sa. Vedete che io sto tirando delle smirate che, cioè, non li becco e dopo li becco alla fine. E questo qua va, cioè, lui col cecchino è troppo pro. Vabbè, lui si gira, mi killa con lo sniper. Vediamo, io sono a 6 kill, cioè vabbè. Vabbè, giustamente sono appena entrato in partita. Eccoli. Ricarico. Me la camperei qua perché c'è uno nelle scale, ho visto. Ok. Ricarichiamo. Ma no, cioè, è impossibile che lui mi uccida così col cecchino. Cioè, io mi metto tipo dietro gli oggetti e lui mi uccide. O è cheat oppure è straproato che mi uccide in sto modo. Sto qua, guarda, è pronto per killarlo a coltello, mi sembra, o a pistola, quello che aveva. Però io gli ho rubato la kill. Con uno di vita ho pure killato il tipo. Ok, cioè io avrei anche l'idea di vendere questo coltello perché, cioè, non avrebbe tanto senso tenerselo, perché, cioè, il coltello non lo uso quasi mai, lo uso qualche volta, non sempre. Allora avrei l'idea tipo di venderlo e comprarmi tipo, non so, se ci riesco, un coltello tipo normale, quello, un coltello che costa di meno, tipo quello da 1200. Che questo coltello qua dovrebbe darmi 1700 di oro, punto 00. E allora sarebbe tipo comprarmi dopo la K d'oro e l'ultima K, l'arcade sarebbe. Cioè ci sarebbe più di questa qua che è rara, mi sa. Ok, un headshot. No, mi sono spaventato. Vabbè, 3 contro 1, io sono pure smirato perché 1 è la mia prima partita di oggi, 2 non ci gioco da un bel po', allora giustamente sono smirato così. Stiamo vincendo anche se siamo 4 contro 5, questo è abbastanza strano, stiamo vincendo di 31 punti, 31 kg volevo dire. Ah, vabbè, sto mirando uno e mi uccide l'altro, pazienza. Non
so perché vorrei tipo andare nel loro team perché, cioè, anche se stanno perdendo, lì hanno armi un po' più buone, tipo il Famas che lo so stra bene usare, oppure tipo c'è l'M4, tipo. Ok, headshot. Ma lo sniper uccide sempre me. Ho 16 kill. Ok. Un headshot. Cioè, quando tipo le persone si abbassano, vedete che tipo io che lo stavo sparando, mi ha schivato un bel po' di colpi. Cioè, ci sta. Cioè, come io adesso mi sto abbassando, ci sta abbastanza perché il tipo ti sta sparando in testa, io mi abbasso e non mi riesce a killare perché sono abbassato, tipo adesso. È un grande vantaggio questo. Vabbè, qua ce n'è un altro. Uccidiamo quello che mi uccideva sempre con lo sniper. Mi ha ucciso a coltello. No, vabbè, GG, questo è grande, veramente. Non me l'aspettavo che mi uccidesse col coltello, sto qua. Oppure un coltello normale. Va bene. Ci spostiamo più velocemente. Ok. Ecco, come vedete, è spawnato anche qua il tipo. Allora, cioè, mi devo. Non ci credo a quanto l'ho lasciato. Vabbè. Cioè, quando sono in quel punto lì, io sono abituato tipo a camperarmela e killare da lì. Perché nessuno si aspetta che qualcuno si camper in quel punto e uccida la gente. Però adesso spawna anche l'avversario lì, allora. Cioè, non ci starebbe. Sto qua io voglio capire, o è la stessa persona che ho killato, o come faceva a sapere che ero lì. Però vabbè, adesso mancano 20 secondi, allora stiamo vincendo. Cioè, adesso vinciamo. Mi dispiace che sono entrato un po' dopo nella partita. Vabbè, pazienza. Ho fatto quanti kill? 23, vabbè. 24, se riesco a fare questa. Ok, 24. E 25, ok. 25 kill, 7 assistenze, 15 morti. Vabbè, sono terzo e sono pure entrato nella partita già a metà. Allora, dai, ci sta. 250 XP, forse mi danno qualche moneta. Vabbè, niente, pazienza. E usciamo. Vabbè, giustamente non mi hanno detto niente. Sono entrato tipo a metà partita. Perché queste modalità qua durano tipo 10 minuti. Allora, giustamente mi danno. Cioè, mi danno 250 XP e 0 monete. Giustamente, vabbè. E adesso aspettiamo questo caricamento. E adesso vorrei vedere. Aspettate, mi ha chiesto qualcuno l'amicizia. Vabbè, lo accettiamo, vabbè, dai. Allora, il mio Karambit costa. Tutti lo vendono 2000. Però qui sopra c'è scritto che. Tutte queste persone qua dove c'è scritto. Scusate. Richiesta acquistata per. Queste qua sono tutte le persone che chiedono di comprarlo a 1751.55. Tutte queste persone qua chiedono di comprarlo a questa somma qui di. Beh, di questo numero qua di soldi. Allora, 1700, io mi potrei comprare tipo. Andiamo sul mercato. Avevo l'idea tipo di comprarmi questo coltello. Ecco, e tipo questo ci starebbe. 1300. E mi rimanerebbero 400, sì, 400 giusto. Allora, dopo vediamo quanto costa la K e il Famas che. Cioè, il famoso voglio vedere anche. Allora, ecco la K, vabbè, costa 780.00. Cioè, guardate com'è. È strabella. E dopo il famas è questo che lo riesco a comprare perché costa 300. Ecco. Però la K costa un bel po', cioè. La K è molto più bella del famas. Vi dico questo. Però potrei tipo comprarmi forse se mi restano soldi tipo la K leggendaria potrei tipo comprarmi. Aspettate adesso armi leggendaria.
Ok, qua sono tutte le armi leggendarie che ci sono. Io tipo mi potrei comprare. Dov'è la K? Io non vedo la K. Ce n'è una che costa 950, che quella non la compro. Ecco, questa. Questa qua è, mi piace tantissimo, forse anche più di quella. Forse sarebbe meglio comprare questa tipo. È il Famas, che non so se c'è leggendario. Vabbè, vendiamo il Karambit e compriamo queste due armi. Però non saprei in realtà. Cioè, in realtà su questo coltello, sul Karambit ci ho speso 2200.00, non 1751, cioè, non saprei se ci starebbe come guadagno. Vabbè, aspettiamo, aspettate un attimo, allora. 1700, io guadagno solo 1400, non mi... no! Mi sono dimenticato che loro prendono il 20% per loro. Perdo 200. No, no, non ci starebbe perché avrei avuto, cioè, avrò soltanto 100. Manco la K leggendaria riesco a comprare. E lo farò in un altro video oppure lo farò quando non starò registrando. Che quando salirà un po' di prezzo, quando vorranno comprarla in più prezzo, allora... E la venderò e dopo comprerò le mie armi, tipo la K oppure il Famas oppure l'altro coltellino. Un'arma che mi piace tantissimo, però costa più del Karambit, che sarebbe una delle armi più costose, che sarebbe questa. O è questa qua, la tipo un tipo di forbice sarebbe. Ecco, vedete a quanto la vendono questi qua, a 4015 la vogliono comprare. Vabbè, costa abbastanza. Il coltello che costa di meno sarebbe questo, quello rosso. Ecco, come vedete. Vabbè, dai, ci facciamo un'altra partita. Mettiamo, non so, corsa alle armi, dai. Vi dico, come funziona la corsa alle armi. Che quando fai la kill col coltello, cioè guadagni un'arma subito. Però se tipo, però devi fare normalmente, devi fare tipo usi una, ti danno la prima arma, che sarebbe USP mi sembra. E quando fai un total di kill, tipo 2-3 kill, ti indica dopo, ti danno l'M4. Dopo facendo kill con quella, dopo arrivi alla fine dell'arma, la fine dell'arma che sarebbe un coltello normale, devi fare la kill col coltello. Vabbè, adesso andiamo in questo team, tanto non cambia. Ecco, tipo adesso io devo killare. Ah no, quello è il mio compagno di squadra. Tipo qua c'è un nemico. Ma mi sembra che la partita... Non so se la partita è già iniziata oppure no. Vabbè, uccidiamo questo. Sì, la partita è già iniziata. Vedete che lì dove ho il touch per muovermi, c'è tipo l'M4. Vabbè, come mi ha fatto uccidere? Vabbè, l'M4 è tipo un punto. Io ne devo fare 3 kill ancora. Devo avere 3 punti. Ecco, adesso ne ho 2. E dopo cambio arma con l'M4. I tipi rossi mi cambiano direttamente l'arma. Però avevo ancora un punto per fare la kill. Allora non ha senso. Ok, kill. Questo qua mi vuole killare a coltello. Grande fra che mi ha aiutato. E vabbè, sto qua mi uccido da lì. Vabbè, pazienza. Ci mettiamo noi lì adesso. Ah, e quando io tipo killo il nemico col coltello, e il nemico retrocede di un'arma, e io salgo di un'arma. Cioè, e questa è la logica del gioco. Ok, non so perché non si era mosso quando lo stavo sparando, però pazienza. Lì ci dovrebbe essere un'altra persona. Avviciniamoci più lì. No, era un bel momento per uccidere il coltello. Aspettate. No, l'ho tolto. Ok. Quando succede quella roba là che vi ho fatto vedere prima, significa che le ho tolto 99 di vita e l'ho lasciato 1 di vita. Quello è un po' brutto perché cioè, ci rimani un po' male. Perché li devi proprio fare eccetto, colpire il corpo, non tipo le gambe o le mani.
Vabbè, qua giustamente mi batte se usa un'arma più forte della mia. Vediamo se riesco a killare così. Ah no, l'hanno killato qualcuno. Quanto è brutto che tipo ti rubano le kill quando lo lasci a poca vita e dopo te la rubano. Cioè, è molto brutto fare sta roba qua. Però vabbè, mi ha ucciso coltello, adesso sono retrocesso, adesso ho la pistola di nuovo. Sto qua vuole giocare solo con coltello. Adesso gli ho fatto vedere quanto è brutto che viene killato una persona a coltello. Ok. No! Che brutto! Vabbè, continuiamo a usare il fucile a pompa. In alto, se vedete, c'è tipo il mio simbolo. C'è la mia foto, volevo dire. Uccidiamolo a coltello. Se riusciamo. L'hanno killato, cioè vabbè dai. Ecco, mi servono altre due kill per avere lo sniper. Sì, vabbè, ma il fucile a pompa è veramente un'arma bruttissima. Cioè io adesso ho preso il secondo posto perché ho il fucile a pompa. E dopo il cecchino mi sembra ho il lo sniper. Lo sniper, cosa sto dicendo? Dopo il fucile a pompa lo sniper. Forse riesco a killare. No, pensavo che tipo che c'era una persona offline, potevo killarla. Ma perché dovete rovinarmi sempre le kill? Vabbè, ma guardate, io voglio killare una persona a coltello, no, si mette in mezzo. Ancora. Oh, c'è cioè che brutto gioco. Ma sempre rilascia 99 di vita, ma il coltello è inutile. Cioè, quando lo usano gli altri, lo uccidono così, a colpo, a subito. Ma, cioè, quale cheat mi uccide? È morto prima e dopo mi ha ucciso. Sì, vabbè, che nabbo che sono adesso. Se avevo tipo la K o qualche arma più forte. Adesso mi tira l'altro. Ci scommettevo. Vabbè. Però là mi ha già visto. Ok, l'ho ucciso prima. Alleluia. Ovvero lo sniper. Vabbè, me la devo comprare tipo vicino alla base dopo cecchinare. Altri modi non ci sono. Cioè, o potrei fare tipo lo schifo, attaccare le persone offline tipo, col coltello. Ok, ucciso. Ho salvato il mio compagno che stavo essere per ucciso col coltello. Ok, ucciso. Adesso la Desert dopo la K. No! Era meglio che lo uccidevo quello là. Però anche la Desert è abbastanza difficile usarla. Ok, se uccido questo. No, 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 l'ho lasciato a poca vita. Quanto ci godo? Ok. Non lo stavo colpendo perché avevo lo scudo, allora lo scudo lo protegge e la kill non viene contata. Vabbè, mi ha ucciso giustamente, avevo, tipo, poca avevo pochissima vita. Vabbè, però queste armi qua si mirano, però cioè non dico che sono scarse. Tipo questa qua che ha pure il mirino. Ok, ho fatto doppia kill. Questa pistola qua non la so usare proprio. Allora, se me la fate, mi fate. Ok, sono felice che mi ha killato quello perché davanti a me c'era un tipo che mi voleva killare a coltello. Allora, uccidiamo questo. Non ci credo, mancava l'ultima kill. No, mi mancava tipo l'ultima kill. E cambiavo arma, no, e mi uccide a coltello quello là.
Adesso devo fare una kill con quest'arma qua. Con la pistola silenziata. Vabbè. E vabbè, adesso devo fare di nuovo tutte quelle kill lì. Perché me le ha fatte ripristinare. Vabbè, non credo che ci metto tanto. Però devo stare attento di non essere ucciso a coltello. Oppure ucciso da quello là. Ok. Otteniamo quello. Ok. Là ce n'è un altro. Ok, l'abbiamo ucciso. Ho 5 di vita. Vabbè, però ho cambiato arma. Dopo ho il FAMAS. E ok, adesso dobbiamo killare altre due persone. Adesso una. Mi uccide. Cosa? Lo uccido io quello. Bella posizione perché non l'ho proprio visto. L'ho colpito, allora avrà un po' di vita adesso. Non tanta. Ho ucciso. No, perché io volevo capire perché sono uscito quando stavo ricaricando l'arma. Vabbè, pazienza. No, non ci credo. E uccidiamo questo. Tanto era girato. Vabbè, ecco, adesso mi manca quest'arma qua dopo il coltello. Io quest'arma qua la odio, è l'arma più odiosa di tutti perché è uno sniper tarocco, perché c'è un tipo offline, perché quando tipo devi proprio dare 100% headshot, perché se non lo, de non lo dai, l'arma la non indica che è una kill. Ok, quindicesimo kill, devo killare la persona a coltello. Se lo killo, vabbè. La squadra nemica ha vinto per... Avevo il secondo posto preso. Se facevo quella kill lì avevo vinto. Cioè, 2 contro 4 eravamo. 2 contro 4. Cioè, almeno una persona della loro team non potevano mettere da noi. Vabbè, ho guadagnato 52 XP. 50, scusate, 525 XP e 10 monete. Usciamo. Ok. E aspettiamo questo caricamento qui. Ci metto un bel po' ricaricamento, vabbè. Cioè, adesso vedete, tipo nello sfondo le due armi. Quelle due armi là si sciopano. Come la pistola e l'M4. Io solo ho la pistola, l'M4. Cioè, adesso vi faccio vedere. Cioè, costa tantissimo. Aspettate, adesso. Cioè, tantissimo non direi, però. Sempre, sono sempre soldi, ecco. Voi dovete comprare questa che costa 10 euro. Dopo questa che costa 15 euro in più. Cioè, non è che comprate questa da 10 euro e dopo dovete comprare altri 5 euro per questa. No, dovete comprare questa da 15, questa dopo 20, dopo questa 25. Il coltello è molto bello perché ce n'è solo uno di questi, perché gli altri, cioè, non ce ne sono tanti da comprare con oro del gioco. Si possono solo shoppare. Però vabbè, pazienza. Per oggi è tutto. Iscrivetevi al mio canale, mettete like, cliccate il campanellino per non perdere nessun fantastico video. Ciao!